Buonasera, Don Sandro. Buonasera. Anzitutto ti vorrei chiedere, questo titolo della Madonna, la Madonna della Speranza, è un titolo un po' originale, forse unico in tutto il Sud Italia. Abbiamo infatti, non so, altri titoli, la Madonna delle Grazie, la Madonna del Rosario, l'Immacolata, eccetera, ma questo mi sembra particolarmente significativo, soprattutto per questo nostro tempo che viviamo, questo titolo alla Madonna della Speranza. Qual è il suo valore? Bene, questo titolo è veramente abbastanza singolare per le nostre zone ed è un titolo che mi sembra particolarmente valido oggi, dal momento che soprattutto il Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha presentato Maria come la speranza della Chiesa, del mondo, colei che ha donato Cristo e che accompagna gli uomini verso il terzo millennio dell'era cristiana. Quindi questo titolo a me è sempre piaciuto, fin da bambino, perché ci dà quel senso di fiducia, di abbandono alla Vergine Maria che ci accompagna a Cristo. Bene, ecco, a questo proposito vediamo di potresti spiegare, se è possibile, cioè il fatto di vivere questa festa, no? Un invito quindi a tutti i battibaliesi che si gloriano appunto di questo titolo, la Madonna della Speranza, e di come vivere bene questa festa alla Madonna. Sì, da alcuni anni, anzi dal 1979, Giovanni Paolo II ha dichiarato la Vergine Maria della Speranza la patrona della città di Battipaglia e ha eretto il santuario, la chiesa piccola che poi fu terremotata, come luogo speciale di incontro, di preghiera, di meditazione, di riflessione. Ecco, quindi noi tutti battipagliesi, almeno quelli nati già a Battipaglia, siamo nati con questa devozione particolare alla Madonna della Speranza. Ecco, state vedendo qui delle immagini che si riferiscono alla festa della Madonna della Speranza di qualche anno fa, vedete anche la data. Ebbene, sono immagini di repertorio che vi offriamo molto volentieri, mentre lasciamo che Don Sandro continui a spiegarci l'importanza di vivere bene questa festa. Ecco, la festa della Speranza è la nostra patrona, quindi come figli devoti di Maria, ecco, noi tutti dobbiamo vivere il senso interiore, spirituale di questa festa. Indubbiamente la fede che è interiore si manifesta anche all'esterno, e ci vuole anche questo. Però innanzitutto è un momento di approfondire il ruolo che la Madonna ha avuto nella storia della salvezza, nel rapporto con Cristo e la sua mamma e il rapporto con noi che siamo i salvati da Cristo. Quindi invito cordialmente tutti i battipagliesi, lo ripeterò anche domani nelle varie omelie, che in questi giorni partecipino soprattutto ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia, perché stando in comunione con Dio possiamo stare in comunione di filiale amore anche con la Vergine Maria. Sì. Quindi mi pare hai accennato, ecco, oltre la festa religiosa che si svolge appunto in chiesa con la presenza anche di un predicatore. Chi sarà quest'anno che anima la festa della Speranza? Quest'anno ritorna in mezzo a noi il nostro ex parroco, Padre Angelo Muterle, il quale animerà le tre serie di preparazione alla festa, quindi giovedì, venerdì e sabato, e poi anche terrà l'omelia, la messa solenne delle 11:30 di domenica 1 luglio. Lui viene veramente con grandissima gioia, per questo anche l'ho invitato, e quindi avremo modo di rivederlo. E Don Angelo più volte mi ha detto del suo affetto e devozione a Madonna della Speranza, e diceva lui tante volte a me: guarda, questa devozione a Madonna della Speranza è la salvezza di Battipaglia. E allora anche questa è una bellissima notizia che noi siamo contenti di offrire a tutti voi. Infatti avremo con noi Padre Angelo Muterle, che è stato, come sapete, per molti anni parroco. E 10 anni, dal 72 all'82, parroco di Battipaglia. Poi era stato già prima collaboratore diversi anni, ma come parroco è stato questo decennio. E poi per alcuni anni anche superiore provinciale. Poi dopo infatti ha lasciato la parrocchia perché fu nominato superiore provinciale nostro per 6 anni e poi è andato avanti ed è stato eletto 2 anni fa vicario generale, quindi si trova a Roma come sede del suo ministero.
Quindi accogliamo, ecco, con molta gioia Padre Angelo, che sarà con noi durante i giorni di preparazione e poi soprattutto i giorni della festa della Madonna della Speranza.